campionato di Serie D. Il Salerno Calcio cerca la quinta vittoria interna consecutiva. Alla Rechi c'è l'Astrea. Minuto di raccoglimento prima dell'inizio del match. Perrone recupera Munare, lo schiera subito titolare. In difesa si rivede Avagliano, indisponibile Proia. Conferma nel terzetto di mezze punte alle spalle di Biancolino per Gustavo. In apertura di partita la squadra di Perrone cerca di spingere sull'acceleratore direttamente da rimessa laterale, la girata di Biancolino, pallone che termina alto, il pitone chiede una deviazione. Munar con maschera protettiva dopo la frattura al setto nasale ispira il pitone, uscita avventata di Longobardi, ma Biancolino non riesce a deviare in rete, sciarpata alla Rechi. Poi Giacinti che mette al centro per Caputo, il tocco ravvicinato per Gustavo, puntatina, troppo centrale il pallone, Longobardi riesce a salvarsi sull'iniziativa del brasiliano. Munar, doppio passo, se ne va sul fondo il francese, cross al centro, stacca Biancolino e ancora mira imprecisa per il pitone. Il rammarico dell'attaccante del Salerno Calcio. Ancora una buona occasione per i padroni di casa, Avagliano per Caputo, girata di prima intenzione, Longobardi blocca a terra. A questo punto sale in cattedra l'Astrea, tentativo dalla lunga distanza di Gaeta, parata comoda per Sestito. Con le immagini passiamo alla ripresa, pochi minuti e Calori è costretto a chiedere il cambio, al suo posto entra Chirieletti. Gustavo spunto sulla destra, tenta di andare via due avversari, la sfera arriva a Caputo, il passaggio all'indietro di Biancolino per Munar, tiro dalla distanza, parata per Longobardi. Punizione di Montervino, mette al centro Chiavaro, un rimpallo stava per favorire Biancolino, si salva ancora il portiere della formazione laziale. Munar lavora il pallone, vede il movimento di Caputo, lo serve, il tiro però non è particolarmente potente, non impensierisce il numero uno dei laziali. Iniziativa sulla destra del nuovo entrato Simonetta, pallone al centro per Battisti che sbaglia da posizione estremamente favorevole. Avagliano se ne va sulla sinistra, un'occhiata al centro, il pallone giunge al solito Munar, numero di Munar, tiro ribattuto, poi Biancolino con il destro fallisce una sorta di rigore in movimento. Corner per l'Astrea, salvataggio sulla linea, colpo di testa di Bosi e praticamente Giacinti toglie il pallone dalla porta deviandolo sul palo. Occasionissima dunque per gli ospiti, risponde il Salerno Calcio con un colpo di testa di Biancolino smarcato su calcio di punizione ancora da Montervino. In contropiede nuova opportunità per gli ospiti e da due passi nuovamente Bosi non riesce a trovare la deviazione vincente. Caputo, tiro deviato, pallone che termina sulla traversa, sulla ribattuta Picciollo, poi Biancolino, alla fine Longobardi blocca il pallone, c'era anche una segnalazione di fuorigioco. Rivediamo il sinistro di Caputo deviato sulla traversa da Sannibale a portiere, battuto in questa circostanza, la prosecuzione dell'azione vanificata dalla segnalazione di offside per Biancolino. Chirieletti ancora per Biancolino, deviazione non efficace da parte del pitone, finisce 0-0. Per la prima volta in stagione il Salerno Calcio non riesce a vincere una partita interna.